Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Seguo i piedi dietro, stai proprio schiattata a terra, guarda. Proprio schiattata, voi ci dovrebbe schiattare, per favore. Che c'è? Che c'è? Abbiamo lavato il tappeto, eh? Praticamente è una figata assurda. È venuto benissimo. Quello là che avevo comprato, ho pagato un sacco di soldi. Praticamente avrei dovuto portarlo a lavare a secco alla lavanderia. Mi avevano cercato tipo 40-50 euro. E invece una signora mi ha consigliato, ha detto portalo all'autolavaggio. E così l'abbiamo portato all'autolavaggio, che l'hanno lavato con la frisa, si chiama così la frisa? La frisa. E comunque abbiamo pagato 15 euro da questa là sopra, come si vuole buttare. Abbiamo pagato 15 euro ed è venuto benissimo. Solo che ci sono voluti tipo 4 giorni per asciugarsi, non si asciugava mai. Quindi ragazzi, vi ho svelato un piccolo segreto. Adesso no, no, no. E che dici, vuoi fare la pipì? È vero? Ci aveva fatto la pipì, perciò adesso lo togliamo da mezzo, anche perché è invernale, quindi non è il caso. È vero? No, no. No, 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 no. Oh, maron. Si arrabbia. No, no. Possiamo, possiamo, mettiamola a posto. No, 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 no. Adesso mangiamo e poi andiamo a fare un giretto con Pupi. Ancora non mi sono abituata a questa videocamera, tendo a guardare là. E ho comprato una nuova videocamera, questa qua avevo detto un po' di tempo fa, l'ho cercata, ho trovato una bellissima proprio per i vlog, me la sono comprata. È molto maneggevole, è piccolina e sembra che vengono proprio bene i colori, senza lampade, tutto molto naturale. Fatemi sapere, tanti pollici in su. Però devo guardare là, invece guardo su, però mi abituerò. Sto fissata con questo rossetto, sapete le fisse, questo qua. Quello che vi ho fatto vedere nel video della settimana scorsa, sì, comunque qualche giorno fa, della Essence, ed è troppo bello, adesso non so, guardate, c'è un rosino proprio carino che non è troppo acceso, molto delicato, mi piace tantissimo, praticamente me lo metto sempre. Sono molto contenta degli ultimi video che vi stanno piacendo tanto, in particolare sono contenta di essere riuscita a fare una nuova video ricetta, quella là che è andata online oggi, che per voi sarebbe ieri, del mio rimedio facilissimo anticellulite per culetti sodi e belli. Quindi andate a vedere il video, che a me è piaciuta tantissimo, anche a voi sto leggendo dai commenti che vi sta piacendo. E poi domenica abbiamo fatto il video io e mia sorella della challenge del trucco, che però c'è stato un po' di polemiche perché per quell'imprevisto tecnico che è successo. Però vabbè, mia sorella mi voleva ammazzare quando io ho detto sta cosa, però l'abbiamo caricato comunque. Vi dico perché, perché comunque io l'ho visto e a me sembrava simpatico, mi ha fatto ridere, era comunque molto spontaneo e divertente, e quindi ho detto nonostante tutto lo voglio caricare, perché secondo me un sorriso lo riusciamo a strappare le ragazze. Quindi anche mia sorella mi ha prima rimproverato tantissimo, mi voleva ammazzare, però dopo mi ha dato ragione, quindi l'abbiamo caricato lo stesso. Sempre riferimento a un video vecchio, il video della settimana scorsa, quello là di come avere il sedere sodo, che ho fatto, che vi ho dato tutti quei consigli. Quello è un video che io ho fatto veramente con tanta passione e tanta voglia di condividere quella che è stata la mia esperienza e questi consigli semplici per avere un culetto sodo e bello. E ci sono state un po' di polemiche, che addirittura mi è stato detto che io ho detto il sogno di ogni donna di avere di avere un culetto sodo. Però mi è stato detto, ah, il sogno di ogni donna adesso avere un culetto sodo non è diventare ministro della Repubblica oppure diventare un insegnante, diventare, no. Vabbè, io dicevo il sogno di ogni donna in riferimento al proprio corpo, cioè che secondo me riguardo all'aspetto fisico, piuttosto che avere tipo i maschi vogliono le spalle,
le addominali scolpiti, noi vogliamo il culetto sodo, cioè uno dei primi obiettivi per cui una donna si tiene in forma, no? Questo volevo dire, cioè circoscritto all'ambiente estetico, ovviamente i sogni delle donne, io ho tantissimi sogni che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto fisico, e se devo fare una graduatoria, per me l'aspetto fisico viene proprio alla fine di tutto, perché comunque ci sono tantissime altre cose che vengono prima, che ovviamente è banale da dire, però si deve comunque lavorare, io lavoro anche sul carattere, sulla propria cultura, sulla conoscenza, quindi mi informo, quindi tutte queste cose. Amo, come sei bella, ti hai messa maglietta come la mia, qua hai copiato, fucsia. No, tu hai copiato, io mi sono messi dalle 9. Siamo fucsissimi, guarda, due fucsini. A me mi piace questo colore sui maschi, questa la maglietta te l'ho regalata io. Quando te la regalai, tu mi ricordi, che schifo, ma io non me la metterò mai perché io sono un uomo, non mi posso mettere il colore fucsia, vero? Mi sembra una femmina con questa maglia. No, dalla camera non rende, ma è rosa. È fucsia, è bellissima, però alla fine poi te la sei messa e ti sta bene. Non ho trovato più una maglietta stirata. Stirata, almeno lavate le trovate, cioè ti devi accontentare. Stirata no, vuoi troppo. È piaciuta la carbonara dell'altro giorno? Quale carbonara? Perché non l'hai vista la foto? Su Instagram, su Strut, ha messo la foto che io non c'ero, ha messo la foto, ha scritto avete visto? Ecco qua, Calita non ci ho fatto una vera carbonara, no la carbonara finta. Che ci hai messo dentro, prosciutto, pancetta, sapisci che comunque. Adesso ti devo punire, che quando non ci sto io, questo fa stravizi. No! Cioè io stavo a sistemare il divano, ho messo tutte le cose qua, guarda dove si è messo. Ma che fai là sopra, ne? Che fai qua sopra tu? Sulla montagnella! Uai, che tavola sciabici! Guardate le posate nuove, quella che vi ho fatto vedere nel nuovo video acquisti, tutte le cose nuove per il vassoio, andate a vedere quel video. I bicchieri, ho fatto i fusilli al ragù con ricotta. Ti piacciono, Max? Devo assaggiare. Giustamente, tu già si assaggia, già mamma mia, se mi fai l'onore di farmi un complimento. Pure la rosa, guarda. Una rosa, rosa per te. Anche se ti piacciono. Un assaggio e ti faccio il complimento. Ci credete voi o no? In diretta. In diretta proprio, addirittura, così ci commuoviamo, piangiamo proprio dall'emozione. Vediamo, voi che dite ragazzi? Io mangio con cucchiaio, mi trovo con cucchiaio. Ora ti perdoniamo, non fa niente. Ah, dove so? No, mi fa che la faccio. No, dai, già fu complimenti. No, mi fa che la faccio. È troppa bella. Cioè sì che bello che ha fatto. Complimenti. Culo proprio. Ho messo anche i tovaglioli di sotto, avete visto? Sono troppo sciabici. Vabbè, buon appetito. Buon appetito. Ne vado da papino mio allora. Ma che attaccamento che tieni, vado, è tremendo. Ne vado da papino mio. Come bello il mio papino. Ce la faccio. Stile che acuta le tale qua la doira che. Stile che apruno coppa spiaggio. Ti spot, tieni le orecchie grandi tu. Guarda, prima lo sanno così, no? All'improvviso mi sono svegliato. Orecchioni grandi così come un asinello. Un asinello. Ti svegli un poco, tu? Ne forza. No, un poco. Mi devo mangiare un po' di questo patroncino buono. Tieni il mignolino più buono nel mondo.
Però non mi... Yeah, svegli. L'aria di svegliare... Ci accendiamo ancora un po', no? Ci accendiamo, ci chiamiamo. Che bello sciancicarsi. Svegliare. No, ci accendiamo ancora. E come indosso sti zamo, no? Guarda come ci ho fatto, guarda. Indosso, bro. Tu vuoi svegliare un po'? È troppo forte, ecco io. Se tutti vuoi metti. Te ne ancora per me. Però te la mangia più sgonfia, eh? Sì, sì. Mi ha fatto una bella cura, eh? Mamma e papà. Hanno curato tanto bello, mamma e papà, eh? Sì, mi davano le medicine a prosciutto. La pillolina un po' di prosciutto cotto per fargliela mangiare. No, quelle erano le medicine a prosciutto. Tu me lo dicevi sempre. Buongiorno, idomi! Neanche si alzo, eh? No, mi alzo quando si alza lui. Ah, è rimasta così. Sveglia! Oh no, non mi riesci, dobbiamo alzare! Sveglia! Ah, davvero, per finta! Ma non ce la faccio proprio. Sono troppo stanca. E guarda. È una pigrona proprio. Chi è? Chi è? Ah, quella è quella là. Chi è? Quell'altra là che conosci tu. La zia? Sì, quella là che conosci tu. Amore, avevo fatto anche la vaccinazione, vero? Piccola. Sei contenta? Sai proprio. Mamma ci ha messo questo fiocchetto, come ti sta bene, vero amorina? Mi sono tolta la cintura solo perché ce l'ho in braccio, poi dopo me la rimetto. Vero amorina, amore? Comunque siamo andati di nuovo dal veterinario per il controllo. Evviva, non ha più i coccidi. Abbiamo portato anche un campione di feci. Ha detto sono praticamente perfette perché erano dure, quindi non erano più molli, non c'era sangue. Poi l'ha controllata anche al microscopio per la sicurezza, ha detto non c'è nulla, sono perfette. Quindi la notizia che tutti aspettavano, Pupi è guarita, grazie a tutti, con le preghierine di tutti i nostri follower, è vero, sei guarita, adesso sei bene. Poi ci siamo trovati là e sinceramente ho preferito anche fargli fare le vaccinazioni, e quindi perché così siamo più tranquilli. Infatti ho fatto già la prima, l'eptavalente, il secondo richiamo lo dobbiamo fare fra un mese esatto, e anche per il bagnetto mi ha detto che è preferibile aspettare che facciamo un'altra vaccinazione perché lei è piccola, vero amore? Piccolina? Non ha detto proprio nulla quando si è fatta la siringa. Un attimo, è vero amore, come brava, ha detto il veterinario, come siete breve, mi siete bravissime, è vero papino, come è stata? Papino, come è stata? Bravo. Bravo, questo è il nostro amore. Poi ci dobbiamo mettere anche la fialetta antipulci, antizecche. Adesso finalmente puoi stare un po' con Cookie e Molly e giocare con lei. È felicissimo quando vede Cookie e Molly, perché è proprio un cane molto socievole, quindi piace proprio giocare, fare feste a tutti, vero amore? Amore, devi un po' sbizzarri. Anche se ha detto che comunque la vaccinazione porterà un po' di sonnolenza. Mamma mia, quando ci vengo. Mamma mia, quanto è bella! Saluto a tutti, ciao! Grazie amici, grazie amici, grazie! Mi mando tanti baci amici! E stringe la... Mi frega mezza là. No, ma va tutto il trucco sciolto! Ma vola tutto uno suono. E la sapo tutto mondo. Ha messo il dito. Ma non sa la verità. No, ma 10 e lode. Proprio un applauso con lode alla persona che ha messo in palestra il CD di Pino tutto Daniele. Completo. Wow, troppo bello. Che poi questa sensazione di relax dopo esserti allenato, no? Con Pino Daniele è bellissimo. Proprio noi sempre alla ricerca della macchina, Nancy? Allora, trucco sciolto, distruzione.
tardissimo, fame, non trovo la macchina e devo andare a casa dalla mia piccolina, che ci devo fare le coccoline, che non si sente bene il mio amore. Ci ne amma. Ma come ha rosta mamma? Ah, sì, sì, ma mi sono ricordata. Ah, lampo di genio, meno male, ci è venuto in mente. I gatti che si rincorrono, vabbè. Le notte, guarda come si nasconde, si vedono solo i ricchi, pupi. Questa è la sua posizione preferita. Eccolino. Siamo qua a vedere un filmettino, vero? Ha fatto tutta un'atmosfera, guarda. Vedi per l'atmosfera qua, con le mie piedi di rosa, candela accesa. Ciao, vi mandiamo la buonanotte, pollice in su. Pollice. Pollice in su. Pollice in su. Per la famiglia orecchie grandi, voi orecchie grandi. Tu noi. Tu e lei, orecchioni. Vi mandiamo un bacio grande. Ah, ciao.